Il montaggio del campo è andato molto bene perché è stato curato dai ragazzi di Borgotaro, del Gruppo Zoni, che in un paio d'ore hanno montato 11 tende, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro. Hanno dormito qua 70 persone questa notte, hanno riso, scherzato fino alle 3, poi dopo stamattina alle 7 e mezza sono pronti a partire, quindi non so se saranno freschi. 2 secondi di valutazione del corpo. 3, 1, 2, 3. Dai, veloci. Bene, bella. Come mi è sembrata? Insomma, un po' di dura. Di errori. Bella, bella, bella. Più che altro, noi usiamo tantissimo la scoop. Sì. Qua, col tetto imbarcato. Disastro. Disastro. La scena era sicura sì, sicura no. Era un po' in forse. Attenzione alla tua posizione. Eri appoggiato completamente con piedi, gambe sullo scooter. Se tu spingevi un po', scivolava in cima allo scooter. Adesso è agganciato, ma... Adesso è agganciato, ma è vero, è incastrato dentro, ma non è detto. Okay? Serve solo per trasportarti qui sopra e basta. L'unico problema che avevo fatto è proprio sull'incidente, che era tutti della parte sbagliata quando volevo mettere la brella. Strada. Se la barella fosse tanto alta, che l'ambulanza avesse tanto più dietro, avete questa leva qua nera. Noi di abitudine allarghiamo quasi al massimo. Dal profondo del cuore vi dico che vale veramente la pena fare 650 km andata e ritorno per venire a Borgotà. Le prove sono state tutte molto molto fisiche. Ogni volta che veniamo qua impariamo sempre qualcosa di positivo. Paradossalmente la parte più bella di ogni scenario, a parte l'inventiva, per noi è la restituzione. Il fatto che date dei consigli per le prove successive, fate vedere le griglie di valutazione, e quello è sinonimo di trasparenza. Sì, un saluto veramente di cuore a tutti i ragazzi del torneo, dell'organizzazione e alle cavie. Alle cavie, perché sono veramente uno spettacolo allo stato puro. Speriamo di tornare il prossimo anno.